Sono Francesco Donatelli, professore ordinario di cardiochirurgia all'Università degli Studi di Milano e direttore del Dipartimento Cardiovascolare dell'IRCCS Multimedica. Trovo che sarebbe dovere delle istituzioni che erogano prestazioni sanitarie, e ormai per prestazioni sanitarie ospedaliere si dovrebbe intendere sempre prestazioni riservate a patologie acute, rendere noti e facilmente accessibili i risultati clinici riferiti alle patologie e alle coorti di pazienti che vengono trattati all'interno di quella struttura. Questo permetterebbe molto semplicemente ai pazienti di accedere a dati che sono oggettivi, dichiarati con la responsabilità della struttura che si fa carico della loro cura in un momento molto delicato come quello del ricovero ospedaliero. Questo sarebbe ancora più facile e ancora più doveroso per specialità come le specialità chirurgiche, sia quelle chirurgiche generali, riferite però a patologie specifiche, sia soprattutto per le branche specialistiche. Partiamo dalla cardiochirurgia. La cardiochirurgia è una delle specialità che a livello internazionale da anni si è dotata di un sistema di valutazione del rischio operatorio e quindi del rischio di morte nella vicenda chirurgica ospedaliera del paziente, prevedibile, previsto e facilmente comunicabile al paziente stesso all'atto dell'estensione e della condivisione del consenso informato. Conseguenza di questo è anche che la cardiochirurgia oggi può valutare a posteriori l'aderenza dei propri risultati rispetto al rischio di mortalità prevista per quella categoria di rischio. Questo vuole anche dire che con una metodica statistica è possibile offrire al cittadino e all'utente un dato oggettivo su quanto la singola istituzione si discosti in modo favorevole o sfavorevole dal rischio previsto per singole coorti di pazienti. Ed è ovviamente un'informazione semplice, brutale, ma assolutamente fondamentale e facile da ottenere, altrettanto facile da rendere nota, che può indirizzare soprattutto in patologie che comportano rischi molto significativi, come per esempio nel caso della chirurgia dello scompenso refrattario, verso istituzioni che dichiarino palesemente i propri risultati. Questo in pochissimo tempo e con uno strumento estremamente semplice, del quale peraltro almeno nel campo della chirurgia coronarica si è avvalsa anche la società scientifica della quale faccio parte, che è la Società Italiana di Cardiochirurgia, e in parte anche il Ministero della Salute. Dicevo, con uno strumento molto semplice si potrebbe ottenere quello che fa parte di un ranking raccomandabile delle diverse istituzioni ospedaliere. Soprattutto questo fa giustizia in modo oggettivo di qualunque distorsione nella comunicazione al paziente o peggio nella comunicazione pubblica che vada al di fuori della valutazione di criteri oggettivi riferiti al rischio clinico dei pazienti. Non è più possibile dire che in un reparto, in una singola istituzione, vengono operati o vengono curati malati più compromessi e quindi i risultati sono in proporzione meno buoni, perché noi possiamo oggettivare quali sono i risultati ottenuti proprio in relazione al rischio previsto e presunto per quei malati così compromessi. Quindi il malato compromesso non è più una giustificazione per non offrire in modo trasparente e chiaro i propri risultati proprio con questo sistema. Sistema banale che viene in modo semplicissimo da un'analisi delle variabili di rischio ottenuta con l'esame dei risultati relativi a centinaia di migliaia di pazienti
riferiti da centri internazionali e quindi che rende oltretutto possibile una valutazione specifica anche riferita a singole aree geografiche. Esiste per esempio come nostro strumento di valutazione del rischio quello che si chiama Euroscore, che è riferito proprio ai dati provenienti dalla società scientifica europea e riferiti ai centri dei principali paesi europei. Come lei facilmente capisce, questo dà la possibilità di rendere estremamente omogeneo questo criterio di valutazione. Nell'ambito della comunicazione con il paziente, che deve anche avere una forte componente personale e quindi di colloquio che vada a toccare anche gli aspetti umani del momento particolare rappresentato da una malattia acuta, ci deve essere però alla base anche un criterio oggettivo, serio e rigoroso di comunicazione rispetto alla prognosi attesa per la malattia e per il tipo di intervento terapeutico che viene proposto e una chiara definizione e spiegazione rispetto ai risultati attesi anche a distanza in termini, come nel mio caso, sia di sopravvivenza che di qualità della vita. Questo renderebbe molto più serio ed oggettivo il criterio di comunicazione al paziente e lasciando molto meno spazio a quella fascia grigia di comunicazione che tende a non rendere in realtà consapevole fino in fondo il paziente dei rischi che corre e delle prospettive invece reali e serie che ha. Sempre di più il coinvolgimento anche dei familiari è utile, se non in alcuni casi necessario, perché la famiglia è comunque il nucleo all'interno del quale il paziente tornerà dopo la fase del ricovero ospedaliero e quindi una chiara informazione anche nell'ambito familiare di cosa attendersi per il dopo è a mio parere anche uno strumento molto importante nel successivo follow-up del malato. Ci si troverà, dicevo, sempre di più nella condizione nella quale diventerà indispensabile un rapporto diretto continuativo fra l'istituzione ospedale e il gruppo di medici di medicina generale fra di loro consorziati in varie forme, con i quali condividere in modo sempre più chiaro, trasparente e continuativo nei due sensi le informazioni cliniche che riguardano il paziente che viene trattato. E ci deve essere quindi un continuum di informazione che deve trasformarsi in un continuum di cura fra la struttura di ricovero nella fase acuta e il responsabile del proseguimento del sovraintendere alla salute riconquistata del paziente nel tempo.